Ciao ragazze, allora nuovo video. Per questo video ho pensato di parlarvi, anzi di farvi una recensione abbastanza approfondita di alcuni prodotti di cui mi avete chiesto anche voi su Instagram e che sinceramente io ho notato proprio stamattina che sono stata a fare spesa da Lidl. Già un pochettino appunto su Instagram come su Facebook ho visto che moltissime ragazze parlavano della linea all'olio di mandorle dolci, ossia la Sien Nature Sensitive Face Body Care. Praticamente questa è una linea che mi ricordo benissimo, è uscita per la prima volta da Lidl quest'anno, più precisamente a fine gennaio. E niente, io sono stata molto contenta di acquistarla sia la prima volta che di riacquistare oggi alcuni prodotti perché per me ha un significato molto importante. So che è una cavolata, magari per tanti può sembrare una cavolata, ma io ho scoperto proprio la mia gravidanza di essere incinta, quindi proprio nei giorni in cui ho trovato questa, cioè è uscita per la prima volta questa linea in negozio. Come sapete dal video che poi magari vi lascio qui se volete approfondire. Sono stata un periodo molto male a livello psicologico, non fisicamente. Leggere i vostri messaggi a gennaio in cui mi chiedevate una recensione di questi prodotti mi ha dato la carica per rimettermi davanti a una videocamera, anzi riprendere proprio in mano la mia vita, nonostante mi sia stata sconvolta, tra virgolette, sconvolta naturalmente da questa gravidanza. Quindi avevo trovato già appunto a febbraio un bel po' di prodotti. Infatti vi lascio il video vlog in cui appunto vi parlo per la prima volta della linea Sien Natural, le mandorle dolci, qui nelle schede, di modo che potete anche vedere cosa ho acquistato, anche perché molti dei prodotti di cui parleremo anche adesso in quel video li ho già provati con voi. E naturalmente poi troverete a fine video anche un video haul perché oggi ne ho riacquistati un bel po'. Ma adesso andiamo per gradi. Come vi dicevo, sono stata stamattina da Lidl e ho trovato nell'espositore ben 5 prodotti. 3 prodotti per il viso e 2 prodotti per il corpo. Vi ricordo che questa linea è tutta a base di olio di mandorle dolci, quindi diciamo, secondo me è molto adatta sia a chi come me ha la pelle sensibile, a chi adora l'olio di mandorle dolci, a chi ha esigenza di utilizzarlo. Allora, riguardo i prodotti nello specifico che ho trovato nell'espositore Sien Nature, abbiamo per il viso la Face Cream Sensitive Almond, l'Eye Cream Sensitive Almond e il 3-in-1 Cleansing Foam Almond, Cleansing Purifier Remover Makeup. Per i prodotti corpo invece troviamo il Body Oil Sensitive Almond ed infine l'End Cream, quindi la crema mani Sensitive Almond. Inizio naturalmente a parlarvi di tutti i prodotti che già ho provato e avevo pensato di iniziare dal prodotto con cui mi sono trovata meno bene fino ad arrivare al prodotto con cui mi sono trovata meglio. Come vi annunciavo prima, a febbraio ho acquistato 4 prodotti di questa linea che si differenzia dalla classica Sien Nature perché ha tutti i packaging rosa. Il prodotto che inizialmente mi era piaciuto tantissimo, ma che poi non ho più utilizzato perché ho notato che mi dava problemi alla pelle, è la Sensitive Face Cream Almond For Sensitive Skin. Questa praticamente promette, ecco, di essere una crema viso a base di olio di mandorle dolci per pelli sensibili, che dice di lenire gli arrossamenti. Naturalmente tutti i prodotti di questa linea Sien Nature, penso lo capiate da sole, hanno un inci assolutamente ottimo e la maggior parte degli ingredienti sono di origine biologica. E per ora non posso darvi una recensione su questa crema, ve l'avevo già accennato in un mio vecchio video, perché l'ho utilizzata in questo periodo, anzi nei primi mesi di gravidanza, e ragazze, sul mio viso mi ha provocato tantissimi brufoletti, soprattutto qui in questa zona, che naturalmente adesso sono scomparsi in quanto ho sospeso l'applicazione di. Ora
non so se questi brufoletti sono dati dal mio periodo particolare oppure perché magari l'olio di mandorle dolci sul viso o sulla mia pelle, che è molto sensibile e particolare, non è proprio il massimo. Intanto voglio sapere assolutamente da voi se avete già acquistato questa crema viso e se vi siete trovate bene o meno. Anzi, fatemi sapere se avete riscontrato il mio stesso difetto, ossia di bollicine, comedoni, eccetera, oppure se su di voi non ha dato alcun problema. La confezione contiene 50 ml di prodotto e ha un PAO di 12 mesi. Il profumo di questa crema viso, come di tutta la linea, è fantastico e, come potete vedere, è praticamente una crema bianca che, devo dire, si assorbe anche abbastanza facilmente. Andando in ordine, perché comunque da adesso in poi tutti i prodotti mi sono piaciuti moltissimo, sono sincera, vi dico che ho provato volentieri anche il contorno occhi, ossia il Sensitive Eye Cream Almond, di cui adesso non ho qui la confezione perché l'ho terminata e l'ho gettata. Devo dirvi che l'ho terminata proprio, mi sembra, due settimane fa. E ragazzi, con quel contorno occhi devo dire che mi sono trovata molto bene, perché io, avendo delle occhiaie molto pronunciate e secche, quindi la pelle molto secca, quindi il contorno occhi, essendo una crema occhi molto molto ricca, mi ha idratato moltissimo questa zona. Quindi già questo, diciamo, per me è stata una buona base per poi applicare i correttori. Se posso dirvi che mi ha dato risultati sulle mie occhiaie, no, perché comunque lo vedo un contorno occhi molto più adatto a chi ha una pelle giovane e chi non ha grandi problematiche, ecco. Per me, a me è piaciuto perché comunque è molto idratante, però per il resto non ho trovato giovamento. Il packaging mi è piaciuto molto, perché comunque, essendo con il beccuccio direttamente, l'ho applicato direttamente sulla parte, l'ho steso con i polpastrelli e mi sono trovata molto bene, anche perché devo dirvi che si assorbe abbastanza facilmente e non mi è dispiaciuto affatto. Se avete un contorno occhi giovane senza grandi problematiche, sì, ve lo consiglio, altrimenti sicuramente dovete cercare qualcosa di più potente, ecco. Passiamo ora a uno dei prodotti che mi è piaciuto maggiormente, ossia l'hand cream, la crema mani, la Sensitive Hand Cream Almond per mani secche e protette e per pelle sensibile. La confezione contiene 75 ml di prodotto, ha un PAO di 12 mesi e, ragazze, io, più che dirvi che è una crema mani fantastica, che ha un profumo buonissimo, che si assorbe molto facilmente, che lascia le mani profumate, io non so più che dirvi, perché comunque mi è piaciuta molto. Cioè, è una delle migliori perché comunque non lascia quella sensazione di pesantezza. La vedo più adatta naturalmente ai mesi invernali, e avendo una grande concentrazione di oli e burri naturali, c'è anche la calendula, c'è l'olio di mandorle dolci, c'è l'aloe, cioè c'è veramente di tutto dentro questa crema, è fantastica. Poi comunque ha un prezzo ottimo come tutta la linea, quindi assolutamente è uno dei prodotti che vi consiglio maggiormente. Infine, ragazze, ho provato con piacere lui, ossia il Sensitive Body Oil Almond Intensive Care, sempre sia in nature. Questo praticamente è l'equivalente dell'olio alla betulla, però questo è a base di olio di mandorle dolci. Sapete che io, essendo in gravidanza, ve ne ho parlato in un video, ho deciso per questi mesi di utilizzare solo ed esclusivamente olio di mandorle dolci per rassodare un po' tutto, quindi gambe, pancia, pancione, seno, utilizzo solo olio di mandorle dolci. E per fortuna, quando a febbraio ero andata da Lidl e l'avevo trovato a un prezzo ottimo, perché comunque ha un prezzo eccezionale questo prodotto, e ho iniziato ad utilizzarlo, mi sono trovata molto bene. Poi naturalmente, essendo questa una limited edition, non l'ho più trovato. Poi per fortuna Lidl, in uno dei tanti pacchi che mi mandano, mi ha mandato anche appunto questo olio di mandorle dolci, quindi ho avuto la possibilità di riprovarlo. Sono stata contentissima perché comunque mi piace molto. Non è un olio di mandorle dolci puro, perché comunque contiene anche tantissimi altri oli naturali,
anche profumo e tocoferolo, però comunque devo dirvi che mi sono trovata molto bene. Io questo, come tutti gli oli di mandorle dolci, li utilizzo dopo la doccia, a pelle ancora umida, sulle zone che voglio trattare, faccio un bel massaggio e lascio assorbire. Sto avendo davvero ottimi risultati. La confezione contiene 100 ml di prodotto, come vi ho detto, ha un po' di 6 mesi. La confezione è in vetro, trasparente, quindi ragazze evitate magari adesso che è caldo di metterla troppo vicino ai raggi solari. Il dispenser è ottimo perché comunque permette di dosare bene il prodotto e io di solito con una confezione di questa sto bene per 20 giorni, un mese, però ragazze calcolate che lo applico una volta al giorno perché comunque ne ho esigenza. Infine, l'altra volta non ho trovato un prodotto che tantissime di voi so che hanno provato, che si sono trovate bene e che sotto i commenti del vlog in cui vi ho parlato la prima volta di questa linea Sia Natural alle mandorle, mi avete detto: insomma, Marzia, ti prego, provala, io l'ho provata, è fantastica, però io non ho trovato questo prodotto struccante qui, che è l'equivalente della cleansing foam della Sia Natural, quella col packaging verde. Ragazzi, io naturalmente non so cosa dirvi di questo prodotto, non l'ho mai provato perché l'ho acquistato oggi per la prima volta. Arriviamo quindi adesso a tutti i miei acquisti. Come vi ho detto anche prima, oggi sono stata da Lidl e avendo visto comunque questa linea intatta, ho detto: no, vabbè, devo prendere assolutamente qualcosa. In realtà ho preso le cose che più mi hanno incuriosito e che più mi servivano. Per prima cosa ho riacquistato la crema mani perché, vabbè, mi sono trovata benissimo, visto il prezzo bassissimo, ho detto: no, vabbè, la riprendo perché è fantastica. Ho riacquistato, vabbè, l'avete già visto, il Sensitive Body Oil Almond perché comunque sono all'ottavo mese, manca ancora un po' la fine della gravidanza, quindi sicuramente mi servirà. Ho detto: poi magari termina, essendo un'edizione limitata non lo trovo più, intanto me ne prendo una confezione e va bene così. E poi ragazze, ho trovato finalmente la famosa schiuma struccante per il viso, che adesso voglio provare con voi, cioè nel senso voglio almeno aprire con voi. Si presenta identica alla schiuma quella verde della Sia Natural che ho acquistato normalmente e mamma mia, ha un profumo buonissimo, poi a me piace molto questo profumo della linea. La schiuma la vedo molto simile a quella precedente, è morbidissima. Come sempre ragazzi, voglio sapere ora voi come vi siete trovate con la linea Sensitive Almond della Sia Natural, quali prodotti vi hanno colpito, comunque vi sono piaciuti maggiormente. Mi raccomando, scrivetemelo come sempre nei commenti, di modo che possiamo aiutarci a vicenda. Vi mando come sempre un bacio grande. Ricordatevi di lasciarmi un bel pollice in su di supporto, iscrivervi al canale attivando la campanellina e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Ciao!